La conduttrice bresciana e il suo ultimo scatto rubato. Alcune ore fa Nadia Toffa ha postato un nuovo scatto sui suoi profili sociali rivendicando che si tratta di una foto rubata. Ovvero le è stata fatta di nascosto mentre era nel camerino delle Iene Show intenta a truccarsi. Un'immagine in cui la giornalista bresciana appare naturale anche se la donna indossava l'immancabile parrucca. E proprio questo accessorio è stato argomento di discussione da parte di numerosi seguaci. Nadia Toffa e la foto rubata in camerino. Qualche giorno fa Nadia Toffa è tornata ad essere attiva sui social network. Nei suoi profili Instagram, Twitter e Facebook, la conduttrice delle Iene Show ha scritto questo messaggio. Buonasera bella gente. Amo questa foto rubata in camerino prima della diretta. Sguardo pensieroso e concentrato, come prima di una sfida agonistica. Do sempre il massimo per voi, ci sono al 100%, spero si senta da casa. Buon tutto e a presto. Io cenetta fuori con amici, dopo la missione di ieri che fortunatamente è andata in porto. Ecco a voi il post integrale che la giornalista bresciana ha postato su Instagram. Nadia Toffa. I seguaci le consigliano di togliersi la parrucca. Tra i vari commenti che i followers hanno lasciato sotto il post di Nadia Toffa, alcuni si riferiscono alle continue parrucche che la conduttrice lombarda indossa ogni settimana. In tanti, infatti, le hanno consigliato di essere al naturale, e di non camuffarsi con qualcosa che le appartiene. Altri, invece, le hanno detto di continuare ad essere battagliera per sconfiggere definitivamente la brutta bestia.